Buongiorno a tutti, benvenuti da questo nuovo video dal titolo Come reclutare nuovi agenti immobiliari. Questo è un video per titolari broker, ma se siete un agente guardatelo perché è interessante e inoltrate al vostro broker, al vostro titolare, perché vedrete che ci sono informazioni interessanti anche per voi, ok? Prima di andare avanti mi presento, sono Simone Rossi e sono il primis un agente immobiliare che ha ottenuto dei risultati importanti. Questo è un premietto, guardatelo sempre qui con me, 3 milioni di euro in 5 anni. Ok, sono stato primo team in Italia della Remax per 3 anni consecutivi e da marzo 2021 aiuto gli agenti immobiliari, i broker, a reclutare di più agenti di qualità e gli agenti di qualità a farli performare tanto, ok? Detto questo, perché la mia esperienza, e farò qualche video su questa roba, e quindi iscrivetevi al canale sotto così non le perdete, semplicemente perché ho già fatto qualcosa come una ventina di eventi per i broker in un programma che si chiama One Day Broker, che è diviso su due strade. Il primo, faccio un evento nella tua città, dove sostanzialmente andremo a tirare tanti agenti immobiliari di altre strutture. È un corso di formazione, per cui anche insomma per i tuoi agenti già del team, ma anche per attrarre nuove persone di altre strutture e far conoscere la tua struttura. In seconda battuta, da lì parte un programma formativo specifico per l'agenzia fatto da me, dove una volta al mese ci incontriamo, ci vediamo via Zoom e andiamo a testare tutti gli argomenti più importanti, soprattutto per acquisire e queste cose qui. Ok, per cui quante persone ho visto? Ho visto circa 2000 agenti immobiliari e quindi ho capito cosa funziona e cosa non funziona. Oggi vi dico che cosa attrae gli agenti, che cosa non attrae gli agenti delle altre agenzie se vuoi reclutarli. Cosa non attrae? Il fatto che tu dici come claim: sono 40 anni sul mercato, non gliene frega niente, semplicemente che sanno benissimo che se vengono a lavorare da te non è che gli passi i tuoi clienti di 40 anni. Lui se ne deve trovare dei nuovi e quindi sostanzialmente gliene frega, giusto? 40 anni al mercato non funziona, ragazzi, ve lo dico. Altra cosa, che sei il migliore, per cui ti dai come posizionamento sei il migliore. Allora, io sono veramente coi broker migliori, per cui da Raffaele Bisceglia 6 milioni di fatturato, piuttosto che ho da poco, e mi ha fatto anche piacere, un broker molto conosciuto che è stato responsabile della formazione per tantissimi anni, Remax, Vanni Bordignon di Bari, eccetera. Questi sono veramente i migliori, non è che lo dicono, ma i fatti dicono che sono i migliori, per cui se ti posizioni sempre come migliore diventa un problema. Cioè la gente dice sì, sei il migliore di cosa, in base a cosa, in base a chi, in base a perché. Se hai un qualcosa che lo dice, giocatela, se no ragazzi non funziona questa roba qui. Sei il migliore se lo sei davvero, se no la gente ti viene a sgamare e partiamo già male, ok? Altra cosa, il tema del brand on brand. Allora, io vorrei dirlo. Ma in realtà dietro il brand on brand c'è sempre il titolare, il broker, ok? Per cui la grande importanza non è spingere come brand, ma il fatto che il brand sia un tassello del fatto che tu sei un grande broker e hai delle doti di un certo tipo e che all'interno della struttura c'è una serie di cose che adesso vediamo, ok? Ma solo questo, viene a lavorare qui perché siamo X, ragazzi, ve lo dico, non funziona, va bene? Per cui non attrae, 40 anni sul mercato, sei migliore, lo gridi al mondo, brand non brand. Cosa invece attrae? Vediamo un secondo, che cosa stanno cercando gli agenti immobiliari che dicono ok, dove sono adesso non mi va e voglio cambiare. Cosa attrae gli agenti? Gli agenti immobiliari sono attratti dai servizi che dà il broker. Ok? O il titolare. Se io sono un agente immobiliare performante, come mi uccidi? Se mi dai, mi fai fare delle cose che sono slegate dall'acquisire e vendere. Tutto quello che è slegato dall'acquisire e vendere per me rappresenta un peso. Per cui, per esempio, stavo facendo una chiacchierata con Vanni Bordignon, questo broker, eccetera. Stiamo organizzando l'evento a Bari, e anzi, se sei un agente di Bari, segnati che a ottobre c'è questo evento. E lui mi diceva la serie di servizi, per cui il videomaker, il fotografo, una persona che fa il transaction manager, per cui chiudono la transazione lei, che è un avvocato che si occupa di recuperare i documenti, parlare con le parti notaio, cazzo, questa è una figata. Piuttosto che un social media manager, piuttosto che qualcuno che faccia l'interclicciaggio, piuttosto che qualcuno carichi l'immobile in pubblicità, per cui questa serie di servizi. Gli agenti immobiliari in gamba vogliono delegare tutto quello che non è definibile high money value, cioè quello che gli fa guadagnare. Cosa fa guadagnare la gente? Acquisire e vendere. Quindi la gente vuole fare quello. I servizi sono questi, non sono quelle cazzate con l'angolo del bar, ragazzi, dentro l'agenzia. Vi prego, no, non mi dite questo.
il biliardo nell'agenzia, vi prego, no, non ditemelo. Siamo lì per lavorare, ragazzi. I servizi sono quello che sono propedeutici per fargli fare più soldi, ok? Altra cosa per cui cercano, ok, è il fatto, me lo sono segnato perché non mi voglio perdere, è il fatto che ci sia una formazione vera, ok? Per cui, dove vedo un broker di altissimo livello che oltre a chiamarmi e usarmi come calamita per portare nuovi agenti dentro in questo evento che si chiama appunto One Day Broker, sanno che, ok, è importante attirare nuovi agenti perché reclutare è importante, ma è anche importante farli monetizzare, farli guadagnare, perché questo è il preambolo per evitare il turnover, ok? E soprattutto anche perché, e questo si lega al tema sotto, gli agenti vengono negli ambienti vincenti. Per cui la sensazione di uno da fuori che viene dentro è quello di dire wow, dove sono finito? Il livello è ottimo, il livello è molto buono. Gli agenti di un certo tipo, di un certo livello, non vogliono stare in mezzo ai morti, questa è la verità. Per cui io mi rendo conto che ci possono essere delle sfumature, ma ci deve essere un minimo però, ragazzi, perché se c'è uno che fa part-time e l'altro part-time fa la parrucchiera, dicono dove cazzo sono, ok? Dove sono? Formazione vera significa che gli agenti che guardano e ascoltano, la prima domanda che si fanno è: questo che io dovrei ascoltare, che avrei altro da fare? È uno che ha già ottenuto i risultati che voglio ottenere io oggi, non 50 anni fa? Se la risposta è sì, la gente ti segue, segue la formazione. Se c'è uno che racconta che non l'ha mai fatto, non vende casa da 40 anni, ragazzi, lo perdi quello lì, non ha l'attenzione, non ha, ha un pregiudizio negativo e stiamo parlando del prendendo del tempo. Per cui servizi, tutto quello che per me è importante che facciano al mio posto mentre io sono concentratissimo a acquisire e vendere, avere una formazione vera in agenzia ed essere in un ambiente vincente, cioè sono attorniato non da gente che dorme in piedi ma da persone, agenti in gamba, sono anche stimolato a farlo, ok? Un'altra cosa importantissima, signori, più passa il tempo e più lo vedo, gli spazi. I top producer non vogliono lavorare in tavoloni da 50 metri con dentro 100 persone. Io non so se tu possa farlo, tu non possa farlo, però è così. Cioè, molti vanno in altre agenzie, per cui vanno via non perché non si trovano bene, non perché non ci sono i servizi, ma perché mi dicono, Simo, io voglio lavorare. C'è quello che parla di Novella 3000, c'è quell'altro che chiama la moglie 50 volte, io sono in mezzo che voglio lavorare, mi disturbano ogni 3x2. Io voglio un mio spazio dove voglio lavorare. Mi hanno proposto questa cosa perché molti broker lungimiranti cosa stanno facendo? A quelli in gamba danno un ufficetto privato, ok? O uno spazio riservato. Ci sono dei broker molto importanti, mi viene in mente Raffaele Bisceglia su Milano, che sta creando degli uffici solo per i team. Perché? Perché ha capito l'esigenza di mercato, ascoltare. Ed è un po' l'ultimo tema, che è quello della leadership del broker. Cos'è la vera leadership, signori? Qual è la vera leadership? È guidare da dietro, ma mettendo loro davanti. Guidare da dietro, ma mettendo loro davanti. Sono gli agenti i protagonisti. Invece continuo a vedere costantemente dei broker che sono i loro frontman di YouTube sulla vendita delle case. E infatti, vabbè, chiudiamo l'argomento, ok? I veri broker, quelli di un certo livello, guidano, ma da dietro. Il frontman è l'agente immobiliare, ok? La vera leadership è questa, guidare ma senza essere il frontman del tutto. Il merito se lo prende l'agente immobiliare, il personaggio pubblico è l'agente immobiliare. I migliori broker che conosco voi non le vedrete mai particolarmente esposti, mai, ma sono avanti gli agenti immobiliari, ok? Per un semplice motivo, che l'agente immobiliare ha un giusto ego e il giusto ego, ragazzi, bisogna avere un po' di ego, non bisogna avere un problema di ego, che è un'altra cosa, ma il giusto ego serve, perché se ci dobbiamo mettere continuamente la faccia dobbiamo avere fiducia di noi stessi. Se ci dobbiamo continuamente esporre, come dico nei miei corsi di formazione, in un certo modo massivo, sui social, nella maniera corretta, su alcuni canali, eccetera, dobbiamo avere un po' di amor proprio, ok? Per cui l'altra cosa importante è quella di lasciare esprimere le persone. Se sei in un ambiente dove ogni volta pesto una linea o non pesto una linea, devo chiedere al mio broker, al mio titolare, si rompono le palle le persone. Un ambiente dove ognuno di loro si può esprimere per com'è, rispettando un codice etico. Il codice etico è la legge.
dopodiché su come mi esprimo, quale canale faccio, come intrattengo le... è una roba mia, se non vado contro le linee principali di etica che ci sono, ok? Per cui attrarre servizi, formazione vera, vincenti, spazi giusti, leadership del broker e dare la possibilità di esprimersi, ok? Per cui queste sono un po' le cose e poi le persone le attrai nel momento in cui gli dai un'esca giusta, ok? L'esca giusta è, per esempio, che funziona meglio, molto bene, quello che facciamo noi nel One Day Broker. Vieni un giorno all'interno della mia struttura, in questo evento organizzato dalla mia agenzia, anche se sei un esterno, un evento di formazione dove viene Simone Rossi a fare un corso sull'acquisizione un giorno. Non ci credono, ok? Non ci credono. Difatti il problema è sempre le sale, che sono troppo piccole rispetto a quelle che la gente che vorrebbe venire, ma questo è un altro discorso. Questo è un po' quanto, spero di essere stato chiaro. Se sei un broker, un titolare e hai voglia di approfondire questo tipo di discorso, sotto hai il numero verde 800-801-477 dove ti spiegano tutto. Ovviamente non è per tutti i broker. Io in primis, e se sono il ponte tale per cui degli agenti vengono a lavorare per te, voglio vedere chi sei prima, quale programma formativo hai, qual è la tua rilevanza sul mercato, che non significa per forza essere un'agenzia da 100 persone, ma anche se sei in 10 o sei in 15, io voglio vedere come sono inquadrati i tuoi agenti, se ci sono queste cose qui, perché ovviamente io non mi sputtano per mandarti traffico di agenti in una situazione dove ti faccio da ponte, voglio essere molto sincero, ok? E se ti interessa una cosa di questo tipo, sotto il numero verde hai il link anche della pagina. E niente, sono Simone Rossi, spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale perché ce ne sono degli altri interessanti. Ciao!